Buongiorno a tutti. Sta cosa dei bonsai mi ha esaltato tantissimo. Ho aspettato un po' di giorni, ho fatto evolvere la pianta e adesso voglio che me la converta in pianta decorativa. Sono gasatissima da sta cosa. Ok, spostiamogliela e la facciamo lavorare. Dov'è? Qua davanti, così. E le facciamo, ok, e le facciamo fare questa volta pota la forma. Facciamo una forma tradizionale, vediamo com'è una forma tradizionale. Nel frattempo, Ash, che ha fame, vuole invitare fuori una delle Do. Questi sono cresciuti anche i Do, i quattro bambini, i due toddler sono diventati bambini e i quattro bambini sono diventati adolescenti. E lui ha visto Claire. E insomma ha detto carina, invita a stare insieme. Claire Do arriverà molto presto e arriva arrabbiata, fantastico, molto bene. Lui deve andare a lavorare, vai a lavorare. Guardate quant'è carina, solo che è arrabbiatissima. No, no, vacci a parlare, dai. Entusiasmati per gli interessi, cerca di farle smettere di essere arrabbiata perché così potete uscire e andate, visto che tu hai fame, la porti a mangiare qualcosa a un McDonald's perché a voi ragazzi questo piace, però devi poterle chiedere un appuntamento. Guardate quant'è carina Claire Do, è cresciuta così, era orientale questa ragazza. E a lui piace molto, lei è ancora furente, per cui no, cerca di calmare, li fa arrabbiare sempre di più. Buffo, racconta una storia buffa. Perché sei arrabbiata, Claire? Guardate quanto è bella, ve la faccio vedere. Proprio bella, una bella ragazza orientale. Sembra cinese, ma potrebbe essere anche coreana. Ma a me sembra più cinese. Ma perché è così arrabbiata, sta tontolona? No, ma perché? Dai, falle un colpo d'anca, siete amici. Oh no, adesso me la fa arrabbiare ancora di più. Oh, no. No, non ti arrabbiare, fai un discorso esortativo. Oh mio Dio, sta andando malissimo, sta andando malissimo con la povera Claire. Dai, lascia che si sfoghi color sacchiotto e niente, ancora arrabbiata è. Cerca di calmarla, santo cielo, una certa azienda che produce deodoranti ha offerto del denaro a Daniele per promuovere un prodotto al prossimo evento. La richiesta è semplice: indossare una maglietta che rivela il calore, evidenziando le ascelle, e dire rapidamente come il prodotto lo aiuti a tenere a bada la sudorazione. Oh, dipende da quello che ci danno, ma tanto siamo talmente ricchi. Non lo so, accettiamo. Gli sponsor pagano, ma Daniele deve darsi un tono. I suoi fan reagiscono male all'operazione marketing, criticando Daniele sul forum. Se non altro la paga non è niente male, 400. Va bene. Dai tesoro, su, cerca di calmare. E poi scusati. Dai. Prima scusati, anzi, vabbè. Mamma mia, ti ha fatto uno scherzo. Oh, ma la volevo come tua fidanzata, ma è antipatica sta qua però. Mamma mia, Ash, sei sicuro che ti piaccia sta tipa? Ecco, l'amicizia è andata a farsi friggere.
Dai. Renee. Yarb. Eva. Ah, meno male. Mizzica, parla della temperatura, discuti degli interessi, vediamo. Cosa farà da essere arrabbiata sta qui? Guardate quanto è carina, ce la vedevo bene con Ash. Gne gne gne, antipatica, volevo farti invitare da Ash in un bel ristorantino, adesso anche Ash è infuriato. Dai, cercate di far la pace. Dai, amichevole. Chiedi, discuti delle tecniche di ballo. Non essere arrabbiato anche. Lei si è calmata, ma sei tu che sei arrabbiato. Niente, cala l'amicizia, proprio non c'è niente, eh. Niente da fare. Romantico. Non credo proprio. Amichevole, vediamo se gli dà un regalo. Regalo amichevole, niente, se ne va questa qui. Ma sei proprio antipatico. Dai, dalle una busta di ricchezza della luna, visto che lei è orientale, magari la gradisce. Vediamo. E tu smettila di essere arrabbiato, Send the paper calmati. zoo. Oh, yips. Vedish. Vediamo. Oh, Pachoi. They leash. È proprio antipatica. Niente, però c'è più empatia. Niente da fare. Scusati, di che? Di averle fatto il regalo? No, non esiste. Romantico, niente. Uff, mi dispiace, è partito male la cosa. Altre scelte. Chiedi della sua giornata, dai. Sebene. Ancora furente, ma Ash, dai, va Shikoyan. bene che sei una testa, niente, non legano. Niente da fare, vabbè, pazienza. Oh, ragazzi, mi piaceva come coppietta, ma non va. Vediamo chi altro c'è, così impara questa qui. Niente, sono tutti maschi gli altri. Mo, questo c'ha fame e allora lo faccio viaggiare con lei. Insieme a lei, viaggia con lei, vediamo se si calmano e lo mandiamo al McDonald's e vediamo se si calmano. Mizza, sei appena tornata dalla passeggiata. Ok, vediamo se si calmano. Chiedete un tavolo qua fuori, per favore, grazie. Chiedi un tavolo. Vai, così mangiate. Ma sei furioso anche tu, santo cielo. Non mi piace sta cosa. Tu sei furioso, adesso lei è calma. Però mi sa che sarà difficile ricucire. Peccato che ci sono ste due qui che li vedevamo molto meglio. Però anche fuori, e qui fa freddo però. Vabbè, vediamo come va. Tanto ormai sto appuntamento mi sa che non è un granché. Vai, vediamo. Scopriamo tutto perché se no non li vediamo. Adesso cosa sei? Perché sei triste, gioia, mo'? Perché sei triste? Regalo non apprezzato. Mazzi, gli ha regalato dei soldi. Allora, ordina per il tavolo e vediamo se riusciamo a ricucire sta cosa. Succo d'orzo per due, va benissimo. Poi per voi due vi prendete. Tu prendi una pizza con pancetta canadese, no, un bel hamburger per te e per raddolcire un po' la fanciulla le prendi le frittelle, vai.
e vediamo se funziona, perché per ora mi sembra che il rapporto sia andato proprio a farsi friggere. Chiedi della sua giornata. Dai, su ragazzi. Oh, meno male si sono calmati tutti e due. Amichevole. Vediamo di fare qualcosa di complimentati per l'abito. Poi complimento sincero. Sei molto bella, Claire. Sei veramente una bella ragazza. Io intanto faccio una foto perché, beh, insomma, sono carini tutti e due. Mettiamo. Grazie, Ash. Anche tu sei molto carino. Più educazione. Bene, ok. Rimettiamoci vicini. E poi vediamo cosa le puoi dire. L'amicizia sta riprendendo, ma fatica, eh. Chiedi della carriera. Vediamo. Che scuole fai? Sei già stata all'università? No, ma penso di iscrivermi a tecnologia. Pensa, anch'io vorrei iscrivermi a tecnologia. Ah, sì? Dichiara la preferenza. Ok, è arrivato il mangiare. Fai una conversazione profonda. Ash, siediti e mangia, gioia. Mangia. Mangia hamburger. Oh. E poi intanto chiacchiera anche con lei. Amichevole, altre scelte, vediamo un po', discuti dei sapori del cibo, dice, burger è buono, le tue frittelle come sono? Ah, non sono niente male, mo c'ha sonno, Ash. Amichevole, non si può andare così in audacia, vediamo un po'. Se le può dire di ammirare le stelle? Ma sì, dai. Dopo però, prima devono finire di mangiare. Amichevole, altre scelte. Discuti degli interessi. Vediamo che interessi hanno. Dai, è carina lei, non trovate che sia carina? Già, mo si mette pure a piovere, per cui le stelle ce le scordiamo proprio di ammirarle. Ancora amichevole, discuti delle tecniche di ballo, direi che non è un argomento molto interessante. Discuti delle strategie, magari a lei non gliene frega niente. Parla della pioggia, mostra approvazione, dai. Le ho abbassate le voci, forse un po' troppo. Ah, lei non ha nemmeno finito di mangiare? Oh, dai. Ti devi divertire, ho capito, gioia mia, però bevi e poi paga il conto. Poi termina il pasto e paga il conto. Dopodiché, amichevole, dille, ma sei talmente bella che sembri una sirena. Sei una sirena per caso? No, non sono una sirena. Ma grazie del complimento. E dai un colpetto sul naso, sarà bello? No. Impara a conoscere e se ne va. Non mi sembra la donna per lui. Non mi sembra affatto la donna per lui.
Peccato perché è molto carina e ci speravo, ma ci riproveremo, eh? Ci riproveremo. Tu sei molto antipatica, Gioia, per ora col mio Ash. Ok, torna pure a casa. Oh, intanto Sydney ha fatto il bonsai, molto carino, tradizionale, però non capisco perché questo è ridiventato così selvaggio. Pota la forma, avevi fatto la forma a cascata, perché è scomparsa? Forse perché va mantenuto, non lo so. Io i bonsai fai crescere le foglie, accelerare per modellare prima il bonsai. Ma non direi perché, però perché quello lì è ridiventato così, forse va mantenuto facendo crescere le foglie, mi dispiacerebbe se scomparisse. Allora lui l'ho messo a divertirsi un po' perché era disperato e adesso lo mando a dormire. Domani va a scuola e sabato faremo un'uscita con tutto il club dei Do. Perché Peach avrebbe messo gli occhi, porra gioia, su Dominic. Vediamo se va meglio a Peach con Dominic. Mentre proprio Ash ha perso tutta l'amicizia. Ma speriamo che sabato riusciamo a metterci una pezza. Faranno un'uscita insieme e vediamo come va. Intanto, lasciamo che le cose vadano così fino a sabato. Ok, però la forma cascata l'ha ripristinata in un attimo. Adesso vedremo se vanno mantenuti, cioè se qualcuno di voi sa come si mantiene un bonsai, probabilmente vanno curati quotidianamente per mantenere la forma. Ok, Daniele, tu devi fare il tuo lavoro, per cui trasmetti in streaming effetto densità. Mentre tu stai andando a dormire, lei è triste. Perché è triste? È triste per la mancanza di tempo trascorso con i sim. Allora parla con la tua mamma. Ah, dicevo, Madonna, Sydney è diventata. No, no, parla con la tua mamma. Ecco, parlaci. No, no, parla con lei. Allora, scatta una foto insieme. Discuti dei giochi più recenti, parla di magia, magari magia, chiedi un addestramento magico. Oh, finalmente può chiedere un addestramento alla mamma. Benissimo, perché la mamma è diventata, no, però è quasi maestra. Vediamo se ha qualche libro da leggere. La Sydney, se sono andata a comprarle un libro, Tomo della Florealità. Ma credo che lei ce l'abbia già, la Florealità. Vediamo un attimo. Altre scelte, magia, incantesimi. Sì, ce l'ha già la Florealità. Allora vediamo se ha qualche altro libro. Qua cosa c'è? Stabilità emotiva ce l'ha già, la pozione. Questo è Tomo dell'Infernità, cioè dare fuoco, ma ancora per lei è presto. Cioè, io vorrei la magia pratica per lei. Eccolo, questo è nuovo. Insulti magistrali. Mente agile ce l'ha già, no, lasciamo stare allora. Insulti magistrali, no, voglio che vada a prendersi altre cose della magia pratica. Brava, così devi fare, hai capito? Hai capito, Peach? Avanti, così, pim, pum, pam. Ok, anche Peach dovrebbe imparare qualche trucchetto. Io credo che lei sappia fare solo il congelamento. Lei è molto indietro. Magia indomita, no, c'ha solo infernità. Beh, però può anche bruciarli quelli che la prendono in giro a scuola. E di alchimia ne ha una di 15, per cui lei deve decisamente andare avanti.
vediamo di comprarle un tomo. Lei non c'ha nessun tomo qua. Tomo dell'infernità se l'è già studiato. Purificazione, ringiovanimento. Questo qui rosso era uno da maestri per ora. Ah no, congelamento, questo voglio per lei, che impari a congelare i compagni che la prendono in giro. Lei neofita, non è nemmeno accolita ancora, deve prima diventare accolita, perciò andiamo avanti così. Fantastico, devo dire, Sydney è un disastro come incantatrice. Ha dato fuoco al mobiletto per ripararlo. Sydney, devi riprovarci. Vabbè, ormai lo sostituiamo, tanto. Però ragazzi, Sydney come incantatrice è una frana proprio, una vera frana, si becca le maledizioni, insomma è negata. Il raduno del club lo vedremo nel prossimo episodio, domenica prossima, ma non lasciatemi, rimanete qui perché adesso ci sono le anticipazioni del prossimo episodio. Ciao a tutti, ciao ciao!